architetti di noi stessi nell'invenzione della terra. Il nostro destino è costruirci ognuno come cattedrali entro l'abbondante seno della potente cattedrale universale. Cammineremo dentro la saggezza brillante, mistica legge concreatrice delle profondità e degli eventi spirituali, divini, estetici. Non più legati ai fallimenti terreni, ci faremo sorreggere dal soffio vitale, quell'energia senza sforzo, l'armonia, e voleremo solo sull'onda del ciclo e riciclo, per poi scomparire all'orizzonte. Vedere senza veste, andare nudo verso la liberazione dai segni sensi umani, crearsi il deserto intorno per cogliere solo il nulla che è. Ho accanto a me il mio amico Giorgio Grisafi, che è attore e regista, molto impegnato nel teatro e nel cinema, e anche un ottimo ceramista, che leggerà poi un mio testo che è prologo proprio per questa esposizione. Ecco dunque le mie equazioni mentali, ritualistiche e selvagge. Somma di scambi metonimici tra realtà e concetti simbolici e metafisici, frutto della mia ormai quarantennale ricerca mitopoetica messa in opera per affrontare l'installazione Site Specifis qui a Spoleto, nella chiesetta della Madonna del Pozzo, dal titolo Te. L'idea su cui meditare è: noi siamo un pozzo d'acqua fresca, ma a volte siamo facilmente un pozzetto di liquami. A proposito del luogo, il pozzo come costruzione mi evoca la terra e dunque per me è uguale al corpo, e questo interpreta un po' il genius loci di questo monumento. L'acqua è uguale alla volontà, e vedi i miracoli ottenuti pregando la Madonna del Pozzo. Anche se in prima istanza, come simbologia generale, l'acqua può rappresentare l'io, l'ego, l'impulso reattivo istintivo. Questo è il mio impianto installativo, una scala trovata, ready made come tutti gli oggetti presenti nell'installazione, paradigma della salita e della discesa, ovvero il solve et coagula del processo alchemico. Questo processo vitale funziona, è funzionale all'evoluzione della coscienza. Poi c'è una caraffa di vetro trasparente con acqua, legata insieme ad un bicchiere anch'esso di vetro trasparente con acqua. La trasparenza rimanda a un'operazione veritiera perché è visibile, mentre la caraffa per me è la Madonna, la propria parte sensibile, l'anima, la memoria. Il bicchiere è suo figlio, al tempo stesso la sua evoluzione coscienziale.
L'acqua del bicchiere è messa in ebollizione attraverso il fuoco che è la passione. Immersa vi è una bustina di tè. Ecco la metonimia eccellente, cioè il miracolo, che rimanda al titolo dell'opera tè. Ricapitolando, l'io, ovvero il tu come tuo, diventa attraverso il vapore simbolo dell'aria e del cielo e della spiritualità, con una evidente purificazione e sublimazione. Un io superiore, cioè avviene un passaggio di piano tra il tuo soggettivo e si acquisisce un te oggettivo che agisce in sociale fino all'universale. Ora il mio amico Giorgio Crisafi leggerà questo mio testo che ho scritto come atmosfera di concentrazione prima di qualsiasi opera. Grazie. Abbiamo messo dei cartelli che non sono altro che delle piccole didascalie che, estrapolate dal testo di Bruno, che è un testo complesso, ma anche poetico, semplice. È un testo fatto di tanti piccoli cerchi, di tanti piccoli spazi mentali. Quindi non c'è una narrazione, ma ci sono dei simboli e dei concetti. La strategia dello stupore. Teoestetica. Passeggiata celeste. L'io incontra Dio. Se tu vuoi vivere ad arte, cioè responsabile della grazia, vedere le grazie e ricevere le grazie, allora devi affidarti a Dio, perché Dio è lo stupore eterno nel quotidiano. Devi abitare il piano del dono celeste con la consapevolezza d'essere dentro l'opera fortunata del grande architetto e lodare continuamente la sua meravigliosa architettura del bene, opera senza principio né fine che si manifesta nella sua sacralità, dandoci copiosamente vita e mantenimento. Architetti di noi stessi nell'invenzione della terra. Il nostro destino è costruirci ognuno come cattedrali entro l'abbondante seno della potente cattedrale universale. La vera posizione strategica da sperimentare per poterci salvare dalla logica terrigna è quella di vivere lucidamente stupiti dentro il disegno della natura universale e dentro la sua indicibile bellezza. Affidiamoci come fedeli all'attesa della sorpresa, affinché essa ci impressioni con la sua immensa e immutabile generosa grazia. Secondo passo. Liberi in controtempo. Per vivere liberi, senza strategie, per vivere naturalmente in grazia di Dio, occorre diventare abili nel contrappunto, ossia nel controtempo. È necessario aspirare continuamente all'arte spirituale dell'essenzialità e liberarsi dalle idee correnti e dalla materia con cui sono mescolate. Con una semplicità eroica bisogna cercare di non assecondare i propri desideri effimeri o tutte le proprie debolezze fisiche quotidiane,
Bisogna avversare le voglie del lusso o delle comodità non utili per giungere a far sbocciare interiormente il libero fiore dello spirito cosmico e lasciarsi trasportare in estasi dai suoi colori, flussi e profumi magici. Significa andare contro il tempo delle mode terrene, comportandosi secondo una filosofia da extraterrestri o da entronauti o da eternonauti. Con una esercitata preghiera giornaliera, affezionata e pia, che ci faccia rendere conto soprattutto dello sfuggire al successo dell'ignoranza sociale. Questa pratica significa discendere dall'io, o meglio, scindere l'io, separare. Separare la I dalla O dell'io, superbo e suadente, si dovrà separare l'unità morfologica I, segno verticale, uguale a uno, in piedi, asciutto, autoritario, burocratico, padronale. Ci si dovrà sconnettere dal cervello razionale, quello gravitazionale, come ci provoca sofferenze, orgoglio, avidità, vanità e superbia. Abbandonare il piccolo io della personalità spicciola, immergersi nel segno O, vuoto, ma gravido del mondo invisibile, indecifrabile, indicibile, più probabilmente completo di opportunità, di circolarità infinite fino alla O dell'origine. Meno penseremo a noi stessi e più all'immensità, più avremo protezione. Non è possibile capire ciò che è grande attraverso ciò che è piccolo. Quindi al risveglio del nostro grande io cosmico, il piccolo volto sorriderà al grande volto sereno, luminoso, che ci condurrà a una vita giornaliera distesa e lieta, più intelligente e accorta. Cammineremo dentro la saggezza brillante, mistica legge concreatrice delle profondità e degli eventi spirituali, divini, estetici. Terzo passo. Plasma te. Noi angeli decaduti, se vorremmo salvarci dalla tempistica odierna e dal rendere difficile ciò che è semplice, apprenderemo la tecnica del vuoto a perdere, la visione ordinata della gioia. Essere presenti su questa terra come extraterrestri, clandestini, anonimi, minimi, comuni, multipli, vuol dire rinunciare alla propria soggettività. I molti limiti percettivi strutturati in noi, legacci sociali, non ci faranno mai comprendere quella vasta realtà a noi lontana e segreta. Realizzeremo un'arte dell'alleggerimento, sino ad arrenderci al profondo, diventando sottilissimi fino ad essere trasparenti e sciogliere le spoglie per scordarci della nostra fragile e vogliosa carne. Non più legati ai fallimenti terreni, ci faremo sorreggere dal soffio vitale, quell'energia senza sforzo, l'armonia, e voleremo solo sull'onda del ciclo e riciclo, per poi scomparire all'orizzonte. Lasceremo le nostre cause, cose illusorie e ci fermeremo ad attendere l'impossibile. Ci riempiremo di vuoto del presente assente.
vedere senza veste, andare nudo verso la liberazione dai segni sensi umani, crearsi il deserto intorno per cogliere solo il nulla che è. Ispezionare il dolce abissarsi in Dio, denudarsi fino all'essenza e quindi essere ginnosofisti, trasparenti a se stessi, per una incalcolabile coscienza cristallina. Lo spirito è lieto, triste il corpo se non diventa cattedrale, ricco è chi si perde nell'oblio celeste come priva di venire al mondo. Questa strategia dell'arrendersi è supportata dall'abilità di restare nello stato del colmo calmo, quello stato di coscienza che brama di divenire strapieni di spirito, beati e sublimi, vale a dire carichi di amore, di sensibilità, di sfumature, di atmosfere misericordiose, per conquistare lo stato di bellezza. Ora la realtà sarà trasparente per santa evidenza e per eccezione, e i nostri pensieri saranno ridotti a granelli di atomi tersi, autoconsapevolmente trasformati in silici cristallini e brillanti, divenendo intelligibili per noi e per tutti nel cosmo. Sette orme. Orma numero uno, fiore dello spirito bello. Apprendere la bellezza vuol dire contemplare con una condotta innocente l'abbondanza del silenzio planetario, addormentando l'io individuale, sincerarsi solo della solitudine, fissarsi nella tecnica ascetica della veggenza. Vuol dire abbandonarsi con stasi, farsi vuoto, accogliere per essere matrice del creato che deve entrare in te. Prima ci si deve presentare davanti all'assoluto come un'umanità passiva, non indaffarata, ma semplicemente spontanea e curiosa, concava, malleabile e misericordiosa. Poi, consapevolmente partecipi servitori del suo principio, gusteremo ciò che viene in noi dall'eternità, per impregnarci di salute e felicità. Interverrà il testimone prezioso di vita altera, e allora voi avrete orecchie solo per la sua riflessione e vi aprirete accettando senza giudizio la sua misteriosa corrispondenza, anzi meglio la sua complicità, empatia, la sua voce del silenzio. Guardare nel fiore dello spirito bello è guardare oltre per vedere l'invisibile, scrutare l'aura delle persone, delle piante o animali e delle cose, vibrazioni irraggianti che danno brividi e lacrime copiose. Orma 2. Soli, vivaci, indifferenziati. Noi siamo gioielli inimitabili di un complesso diadema, ma non sappiamo di esserlo. È conveniente, senza rischio, stare da soli il più possibile, perché solo nel deserto interiore si ascolteranno la voce di Dio e i consigli del vento. Per la nostra salvezza la risposta sarà fare più spazio al nulla che è. Nell'isolamento si canalizzano meglio le attenzioni per abbracciare il dono della grazia. Se la riceverai coscientemente, scoprirai che non si è mai soli. Esistiamo da sempre nella dimensione dello spirito completo. Noi tutti e tutto ci rivederemo organizzati e integrati nelle orbite vitali dell'universale permanente. Orma numero 3. Gioitevi di senso. Attenzione, vi prego. Vi prego di agire con impegno e concentrazione. Poi tutto è provvidenza.
Imparare a leggere la mano prodiga di Dio che ci guida sempre, afferrare e decifrare i suoi segni d'ammissione al suo cospetto. Le sue indicazioni, tutto il linguaggio si fa leggere con simboli che sono i codici del linguaggio del sacro. Poiché necessariamente tutte le cose del mondo si rivelano ai santi stupiti, attraverso di loro e gli parlano del senso. Perché solo colui che si stupisce, permeato di chiarore penetrante, capisce il significato reale. Ricercare continuamente il proprio senso è esplorare la propria anima, che anela suonare la propria nota di gioia. Orma numero 4. Minimi comuni multipli. Noi atomi coscienti di Dio, per essere particolari dobbiamo divenire minimi. Viva il multiplo che è composto da un insieme di comuni, esseri capaci di aggregarsi nell'essenzialità omnicomprensiva. Essere nel multiplo ci induce alla grandezza. La nostra missione è crescere unitariamente, crescere dalla materia per arrivare alla coscienza fotonica cosmica. Orma numero 5. Energie espressive richieste. L'uomo è un irradiatore di energie ad arte. Con pensieri e azioni è una creatura creatrice. L'uomo è un tensiometro di tutte le sue azioni coscientemente o inconscientemente tessute. Un essere che se comprende si merita la vicinanza e la distanza dal suo onere, dal suo fato che è Dio. La figura dell'essere umano acquista luce, bellezza e santità, salute, quanto più è energica la sua ricerca spirituale. Una delle componenti essenziali, oltre alla meditazione, è l'ossigenazione delle cellule che avviene per compartimenti di vita, abitudini ginniche e alimentari. Far scorrere l'energia vitale dentro di sé impedisce il ristagno dei flussi, portando avanti la vigoria del corpo e dell'anima. Orma numero 6. Dio è pace. Venire a Dio è folgorante, è uno scossone elettrico, scottante, fondente, un'esplosione che ci scinde in infinite bolle eteriche e si avvolgono con altre infinite bolle di mondi paralleli. Tutti i nostri atomi cominciano a nuotare nell'oceano dell'eternità. Poi, dopo che ti sei annullato nel flusso delle cose che scorrono nello stesso momento, soavemente, tutto vedi, tutto senti e comprenderai tutta la tua trasparenza. Esisti sull'esistente. Ultima orma. Esponetevi a Dio. L'uomo salvato è il salvatore. Egli partecipa allo stupore originario e ricostruisce per mimesi stupore provato, donandolo alla meraviglia generale. Esso è allora un'onda circolare e simmetrica che dà il via ad infiniti centri che fanno pulsare il suo nucleo emotivo senza sforzo. Essi coscientemente ora girano insieme, intorno e dentro di noi, vorticosamente affascinando, pulsando onde di benessere. Adesso noi siamo grazie a Dio.
preghiera finale del pittore mansueto. Le vie del Signore sono dipinte d'infinito. Dio è colore onnipotente. Dio è tutt'uno con il color bellezza. Tutt'uno in me è tono e tutto è uguale a più. Una goccia di pittura celeste scava la mia piccola pietra. Sempre allievo colorato, è come vivere in consonanza con l'astratto. Sempre minimo colorato, è come vivere in certezze tinteggiate. Sempre ultimo colorato, è come vivere tra trasparenti trafigurazioni. Sempre secondo colorato da Dio. L'uno a colori è differente. Potete vedere che giustamente ha tagliato molte cose.